Ciao a tutti amici, anche oggi addestramento e allenamento, acquisizione delle informazioni e poi allenamento per migliorarle e rendere velocissime. Bene, come vedete, anche sotto la pioggia, chi se ne frega, la questione importante è continuare a darci dentro e ad allenarvi in maniera consona, non tecniche ma metodi. Bene, oggi abbiamo visto estrazione rapida del coltello, ipotizzo una presa da parte, cosa che realmente è accaduta. Quindi, molto spesso mi si dice, ma questo è impossibile, coltello pistola, balle, balle forte. Ho la testimonianza di chi si è trovato in una condizione, e lo trovate su YouTube, poi allegherò il video, che è stato bloccato l'impossibilità di utilizzare il fucile, il rifle, successivamente impossibilitato a utilizzare la pistola, ha dovuto estrarre il coltello e lavorare per salvarsi la vita. È vero, sono pochi casi, ma meglio sapere utilizzare in pochi casi un metodo che vi salvi la vita piuttosto che non sapere assolutamente utilizzarlo. Quindi, bene, oggi abbiamo visto allenamento, posizione di coltello, chiusura, impatto, presa, lavoro quindi sulle varie aree di competenza, successivamente sono passato alla pistola, inceppamento, presa, finisce il caricatore, utilizzo l'altro, quindi abbiamo fatto tre lavori, quindi con l'emergenza finale. Va bene? Grazie a tutti, per chi fosse interessato mi segue sui canali, ci vediamo. Vi ricordo che il mio lavoro è quello di utilizzare le armi per l'estrazione e il suo impiego. È fondamentale però capire che anch'io a volte mi ci metto in condizioni in cui mi piace esplorare nuovi ambienti. Ecco perché trovate adesso molti lavori fatti in precedenza e sviluppati negli ultimi periodi che sono appunto legati alla subacquea. Perché? Perché è fondamentale per me migliorare costantemente quelle che sono le capacità, le possibilità cognitive, quindi comprendere se succede, mettiamo a caso che stiamo ingaggiando, finisco di un lago e l'avversario mi viene contro, quindi anche come utilizzare, anche se non ho le bombole, ma saper utilizzare, estrarre, proteggere la gola, sono aspetti fondamentali che soltanto i professionisti vedono. Quelli che ridono, poveretti, hanno il cervello limitato e di conseguenza non hanno le capacità per comprendere e di andare oltre. Grazie ragazzi, ci vediamo al mio canale, la YOLOKnifeSystem.it, per qualsiasi informazione compilate il form e i miei collaboratori vi daranno tutte le informazioni al riguardo. Grazie ragazzi! You know, coming around the corner and basically being like bear hugged and being on the roof and not wanting to go tumble off because there's no ledge. I just put my blade to work. I mean, this is on the beginning of the assault. This is me right when I got on the roof. Have you ever had to utilize any of the systems that you've developed as far as hand-to-hand in combat? 100%. Yeah, multiple times. Can you give us a scenario? There was one on a rooftop where I had my gun out and I got wrapped up pretty tight, you know, from like, you know, coming around the corner and basically being like bear hugged and being on the roof and not wanting to go tumble off because there's no ledge. I just put my blade to work and, you know, that's one scenario. There's one where I was just blade, no pistol. No pistol. There was one where I was on a rooftop and I had my gun aside because I was trying to cuff the dude and he was fighting for his life, swinging at me and I had all my gear on. So a lot of the cuffing techniques that I learned through Gustavo actually came into fruition where, you know, I was able to cross arm him, roll him over, his wife sitting next to me, you know, smacking me in the head, yelling at me. I mean, she wasn't like being super aggressive. It wasn't anything that concerned me, but was able to choke him out, put him to sleep very calmly, then put him in handcuffs. I mean, I have a long list. Let's go back to the first one that you mentioned. If that's the first one that came to mind, then obviously you have a good memory of what happened. Can you elaborate on it? Yeah, just...